questo video non vi piacerà. Sai, i youtuber bravi che fanno video, qualcosa va in tendenza in modo tale che faccio più iscritti. No, penso che non vi piacerà. O meglio, dovete capire quelle che sono le mie intenzioni. Quindi cominciamo. Benvenuto, Fyodor. E benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Chiedo a tutti i nuovi iscritti e ai vecchi iscritti di lasciare un like adesso, perché mi sa che a fine video non lo lasciate. O meglio, quella che è la mia community capirà quello che voglio dire. Altri invece probabilmente non lo capiranno. Vuoi riabilitare Garcia? Vuoi sminuire Conte anti-Napoli? Assolutamente no. La mia premessa è anche il finale, e non sono nemmeno parole mie, sono parole di De Laurentiis che sposo in pieno senza sarcasmo. Dobbiamo stare calmini, dobbiamo lasciarlo lavorare e vediamo quello che si può fare, senza limiti e senza problemi. Questa è la cosa, perché io è una sensazione nuova che devo imparare io stesso a gestire, e credo anche l'ambiente Napoli. Non ho mai visto un ambiente Napoli tutto è il più bravo, è il più forte, mamma mia, è un film più bello di dalla conferenza più... Sì, ha detto delle cose che hanno esaltato anche me, però io faccio l'analisi delle conferenze da tanto tempo e ci sono state altre volte in cui abbiamo sentito cose che ci hanno esaltato. Di conseguenza, andiamo a fare questa cosa che potrebbe farvi arrabbiare, ma spero di no. Ascoltiamo. Più di una persona onestamente mi ha detto: ma non hai paura di andare ad allenare il Napoli? Io ho detto: ma paura di chi? Ma io non ho paura di niente. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto, nella voglia, nella determinazione, nell'ambizione. Vuol dire che se il presidente è ambizioso mi darà una squadra di qualità? Io penso che l'allenatore bravo è quello che mette i propri calciatori nelle condizioni di esaltare le loro caratteristiche. Un allenatore si deve adeguare alla rosa e trovare il modulo gioco giusto per la sua squadra. Io cercherò di utilizzare sempre l'idea giusta per esaltare le caratteristiche dei calciatori. 4-3-3 va come dei guanti a questa rosa del Napoli, però saremo molto duttili, perché io voglio che i miei giocatori hanno anche una cultura tattica molto importante. Saremo duttili da un punto di vista tattico, però la voglia sarà sempre quella di fare un gol in più dell'avversario. E quindi ovviamente ci sarà il talento che può fare la differenza. Il Signore ci ha dato il talento, il lavoro, perché non vai da nessuna parte senza sudore. Però dobbiamo anche sapere che il talento, senza la voglia di lavorare, senza la voglia di sacrificarsi, non è niente. Poi ci voglio lavorare con questi ragazzi, perché adesso sto parlando comunque su cose viste in televisione. Quindi lasciatemi il tempo di conoscere i miei giocatori, lavorare con loro un bel tempo prima di iniziare il campionato, e quando si parte a bomba. Noi dobbiamo stare un po' tutti calmini, lasciarlo lavorare senza mettergli nessuna ansia, nessuna fretta, senza mettere dei limiti. E poi c'è una bellissima canzone che dice: sarà quel che sarà. E mi trovo d'accordo. Ecco perché alcune frasi io ho pensato, ma dove le ho già sentite? Perché erano abbastanza recenti, era la presentazione. Ora, senza voler fare nessun tipo, senza smantellare niente del nuovo e senza riabilitare niente del vecchio, questo è l'importante. Qua, quelli che capiscono lasciano il like e quelli che no fanno la polemica sotto. Anzi, io, se non facessi questa postilla di spiegazione, potrebbe il video esplodere di più, perché tutti quelli che si arrabbiano sotto scrivono, lo ricondividono. Invece no, io preferisco sempre dare un messaggio più chiaro. Questo non significa che Conte è sbagliato come era sbagliato Garcia. Non significa che uno c'ha l'aura e l'altro no. E alla fine, in sede di dichiarazioni, dicono più o meno tutti le stesse cose. Però sto vedendo, registro semplicemente un entusiasmo pazzesco per quello che dice Conte e un po' di memoria corta per quello che diceva Garcia, che era praticamente la stessa identica cosa. Ovviamente ci aggiungiamo che certe cose che Conte dice Garcia non le aveva dette, anche per una logica conseguenza della stagione passata. Visto che il Napoli veniva dallo scudetto, Garcia non poteva dire
dobbiamo riazzerare tutto e vogliamo, serve una bella scossa, no, deve dire io devo dare continuità. Ovviamente non poteva dire queste cose. Aggiungiamo anche che in altre cose Conte è stato più brillante, perché anche il favore della lingua, anche il favore del suo passato e del modo in cui è stato presentato. E quindi quando Conte parla con il noi registriamo che ha già capito come entrare nell'ambiente Napoli dalla porta principale, mentre Garcia è sempre stato visto come un elemento esterno, estraneo completamente. Nel riguardarmi ovviamente la conferenza di Garcia, ho dovuto riguardare e risentire anche le parole del presidente, che era assolutamente... Vi ricordate quando il presidente vi ha detto io già a Capodimonte lo volevo cacciare? Assolutamente falso. Era contentissimo di Garcia, gli faceva i complimenti ed era tutto. Lasciamo perdere, perché questo non è il momento. Anzi, la svolta, la pagina, il libro che si chiude è proprio De Laurentiis, magari che guarda il suo nuovo mister, lo ascolta, interviene poco, solo quando Conte glielo presente, perché non possiamo pensare che De Laurentiis sparisca, presente sul palco, però un pochino di più sulle sue, che è una cosa che io adoro, che va benissimo. Quindi con calma andiamo avanti, però le parole di De Laurentiis me le prendo già dall'anno scorso. Tutti calmini, perché io ho una paura tremenda che se non cominciano le cose molto molto bene, la grande aspettativa ti porta a soffrire di più e ad avere una reazione, tu tifoso, tu ambiente, ancora più sproporzionata. E invece Conte ce lo ha detto bene: dobbiamo lavorare, e ci ha ricordato che i 40 punti di distacco si riazzerano, sì, ma lo dice Conte, non è che porti un nuovo allenatore e tutto funziona poi a meraviglia con uno schiocco di dita. No, bisogna lavorare, significa anche dover dare un po' di tempo, anche forse il tempo che non abbiamo dato a Garcia. Attenzione, perché io ricordo benissimo che tutti hanno chiesto la testa di Garcia già al primo pareggio, e invece no, noi dobbiamo stare molto attenti con Conte, perché è una situazione, è un matrimonio che deve essere longevo, altrimenti rischiamo grosso, perché lo sappiamo che Conte ce l'ha detto, non ha pazienza, e quindi tutto questo idillio iniziale può sparire da un momento all'altro. Quindi questo è un video, un messaggio di richiesta di maturità da parte dell'ambiente, che io spero che siamo pronti a fare. Calma, ci saranno dei momenti in cui non ci piacerà, ci saranno dei momenti in cui la sfortuna ci condannerà, ci saranno dei momenti in cui gli dirà ma come, ci hanno dato il rigore, ma come, c'è il VAR, che non si renderà conto e dice ma com'è possibile. Devi capire la maglia, devi capire tutta una serie di cose che in questa sede di inizio calciomercato, di sogni e di grandi cose, noi tendiamo a dimenticare. Quindi con grande calma e con l'auspicio veramente che si possa andare oltre le più rosee aspettative, lasciamoli lavorare tutti, da Conte passando per Oriali a De Laurentiis a Manna. I nomi del mercato non mi convincono proprio tutti che si stanno facendo. Li dobbiamo lasciare lavorare. Poi dopo, quando li vediamo all'opera, possiamo dare un giudizio. Ma adesso mi sembra un po' presto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo era il video che magari a qualcuno farà arrabbiare. Qualcun altro invece capirà cosa intendo.